Curioso question time dove ci sono più presenti in aula parlamentari di maggioranza che parlamentari di opposizione, però così va il mondo. E quindi... Ministro, mi scusi, ma sono costretta a ricordarle che ci sono le commissioni in corso, che sono convocate in contemporanea con la seduta dell'Aula. Quindi la invito ad evitare di fare polemiche. Può guardare anche di fronte a lei, Ministro, senza alimentare polemiche, anche i banchi della maggioranza che sono di fronte a lei sono vuoti. Ci sono delle commissioni in corso. La prego di non fare polemica, grazie, e risponda nel merito. Grazie. E io la prego di lasciarmi parlare, signor Presidente. Lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Ministro, lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei. Prego. Prego, Ministro, risponda all'interrogazione della collega De Angelis, grazie. Colleghi, per favore, colleghi, onorevole Romano, non mi costringa a richiamarla all'ordine. Colleghi, signor Ministro, risponda nel merito all'interrogazione della deputata De Angelis, non grazie. Non è la mia intenzione turbare il sonno della nutrita pattuglia del PD presente in aula, perdonate. Allora... Sin dal mio insediamento. Onorevole Romano, ho già richiamato il ministro, onorevole Romano e onorevole Fiano. Vi richiamo all'ordine per la prima volta, entrambi. Ho già stigmatizzato le parole del ministro. Vi richiamo, non mi costringete a richiamarvi all'ordine per la seconda volta. Prego, signor ministro. Colleghi, mi scuso con chi ci segue da casa. È bene così.